Pensavo che il professor Ordones fosse qui. È uscito un momento, torna subito. Ho saputo che stava visitando Marta. Sì, esatto, è così. Ha ancora il coraggio di dirmi che ho sbagliato completamente la diagnosi? O adesso mi dà ragione? L'unica cosa che posso dirle è che lei è stato un gran vigliacco a non tentare quest'operazione. Attento a quello che dice Contreras. Non ho intenzione di permetterle nessuna... Che cosa? È permesso? Il professor Ordones sarà qui a momenti. La prega di aspettarlo, dottor Quintana. Ah, anche qui recita la parte del dottor Quintana. Hanno accettato tutti la sua commedia, vero? Verrò dal professore un altro giorno. No, aspetti un attimo. Che cosa gli succede? Perché non vuole dirmi niente, dottore? Perché? Sono molto nervosa. Non ha motivo di essere nervosa. Si ricordi che mi aveva promesso di dirmi tutta la verità. Allora non ci sono possibilità. Sinceramente, ho visto qualcosa che è una meravigliosa realtà per lei. Dottore! È la verità! Sì, certo, Marta. È la verità. Anch'io mi sono tolto un grosso peso dallo stomaco. Ad ogni modo, domani voglio fare un secondo esame e un'ematologia completa. Voglio essere più che sicuro prima di operarla. Sarà possibile. Sarà possibile. Finalmente riuscirò a vedere. Sì, riuscirà a vedere. Sarò in debito con lei per tutta la vita. No, Marta, al contrario. Ma, dottore, perché dice al contrario? Niente, non ci faccia caso, Marta. Allora, mi dica, è contenta, vero? Contenta è dir poco. Sono contenta, ansiosa, emozionata. Vorrei che lei mi operasse domani stesso. No, domani? Perché tanta fretta? Fra 15 giorni potrò operarla. 15 giorni? Sì. Che cosa... No, no, no. I 15 giorni passano presto, volano. Sì, sono d'accordo. E ora mi dica una cosa. Che farà quando questi occhi tanto belli saranno guariti? Vivrò. Vivrò di nuovo, dottor Quintana. Riacquisterò il tempo perduto. Riprenderò i miei studi di pittura e mi ubriacherò di questa luce meravigliosa che mi è mancata per tutto questo tempo. E soprattutto... Che cosa? Conoscerò lei. Beh, che importanza può avere per lei vedere come sono? Molta. Non vedo l'ora di conoscere il colore dei suoi occhi, la sua pelle, la sua bocca, il suo viso. Ah, i suoi capelli so già come sono. Sono un po' brizzolati. Ho sentito dire che lei è un Don Giovanni impenitente, un tipo che piace molto alle donne. Marta, si dicono tante cose. Io sono semplicemente un uomo ansioso che vuole liberarla per sempre da quell'ombra in cui è costretta a vivere. Grazie, dottor Quintana, grazie. Se nel buio dei tuoi occhi saprò. Prego. A proposito, Riccardo mi ha chiamato e mi ha dato le risposte degli esami che ha fatto a Marta. E allora? È un caso complicato, molto più di quanto si aspettava. Però vuole operarla. Mm-hmm. Certamente. Ah, Julio. Julio, a questo punto ho paura perché te lo immagini che cosa accadrebbe se Riccardo dovesse fallire? No, non fallirà. Non può sbagliare. In questo momento ha bisogno della nostra fiducia, del nostro sostegno. Se Guillermo si decidesse a collaborare con lui... Purtroppo non vuole farlo. Ad ogni modo, Riccardo avrà l'aiuto di eccellenti professionisti in sala operatoria. Sì, però... Però non dimenticare che Guillermo, oltre ad essere un ottimo medico, conosce molto bene il problema di Marta. Che pena, Julio, essere schiavo di una passione amorosa. Guillermo preferisce che Marta rimanga cieca piuttosto che vederla sposata con Riccardo. Nonostante l'egoismo di Guillermo, Riccardo l'opererà con successo, ne sono sicuro. E dopo, Julio? Beh, dopo Marta potrà vivere come merita. E Riccardo?
Mi ha detto che non appena saprà che l'operazione avrà avuto un esito favorevole, se ne andrà all'estero. Senza dirle che è stato lui ad operarla? Sì, senza dirle niente. Dio mio, Julio, quel ragazzo è impazzito. Non lo so. L'unica cosa che temo è che alla fine, anche se sono innamorati l'uno dell'altra, perché questa è la verità, Riccardo deciderà di sposarsi con Giulia e Marta con Guillermo. Allora vuole aspettarla qui, dottore? Sì, Monja, preferisco aspettarla. Va bene, come vuole lei. Lo so con chi si trova in questo momento, ma suppongo che non la porterà in giro tutto il giorno. Posso aspettarla un'ora, più o meno. Certo, va bene, dottore. Prego, si accomodi, si siede. Grazie. Si metta comodo. Grazie, Monja. Se non ti dispiace, gradirei una tazza di caffè. Quel caffè delizioso che sai fare tu. Ma certo, dottor Ortiz, con molto piacere. Glielo preparo subito. Mi scusi. Anche se Marta mi ha sempre detto di no, non voglio darmi per vinto. Io continuo ad amarla. E non la spingerò tra le braccia di Riccardo Contreras. Mi dispiace, Giulia. È stata una vera sfortuna scegliere questo ristorante. Avrei tanta voglia di andare là e salutarlo con il suo vero nome, Riccardo Contreras. Così finalmente quella stupida scoprirebbe quale squallida commedia sta recitando Riccardo. Ma non puoi commettere delle pazzie, Giulia. Che cosa faccio se Giulia esplode in una delle sue crisi isteriche, si presenta qui e mi chiama con il mio vero nome? Perché è così silenzioso, dottor Quintana? No, mi dispiace. Stavo soltanto pensando al suo caso. Sa, Marta, sono preoccupato perché davvero non ha paura di mettersi nelle mie mani. No, dottore, no. Ora no. E lei? Se lei non ha paura, sono tranquillo. Adesso basta. Ho deciso di mettere fine a questa storia. Aspetta, per favore, Giulia. Dovrebbe essere un medico, anziché l'uomo innamorato di Marta. Ha bisogno di lei in questa operazione. Ha bisogno di tutti e due. Io mi fido del dottor Quintana. Mi fido completamente di lui. Quintana, Quintana. Che grande buffone. Se dice a Marta che il dottor Quintana e Riccardo Contreras sono la stessa persona, lo perderai per sempre. Sarebbe il più grande errore che potresti commettere. Dottore, dottore, che succede? Perché questo silenzio? Mi dica qualcosa. Mi dispiace. Non è successo niente. Niente. Andiamo, per favore, Brenda. Andiamo. Cerca di calmarti. Ma dobbiamo ancora non mangiare. Non importa, mi è passata la fame. Resti pure se vuole, io me ne aspetta vado. Un attimo. Aspettami, aspettami. Ne è sicuro? Sì, si è fatto tardi, adesso l'accompagno a casa e in serata passo a salutarla. Domani faremo un'altra serie di esami, perciò... dobbiamo prima passare in laboratorio perché Silva deve farle le analisi del sangue. Perfetto. Va bene? D'accordo. Andiamo. Tutto quello che vuole, dottore. Finalmente. Guillermo. Ciao. Moncia mi ha detto che eri qui. Sì, ti aspettavo. Sto andando via. Sai che ho cominciato gli esami con il dottor Quintana? Sì, sì, lo so. Nella clinica dall'istituto. Sono stato lì. Che ti ha detto Quintana? Beh, che il mio caso è sicuramente operabile. Che ci sono sempre dei rischi, naturalmente, però sono superabili. Le ha mentito. Lui sa che è un'operazione difficile e pericolosa. Dice che non esiste un gran pericolo. La sua diagnosi è un po' diversa dalla tua. Diversa in tutto.
Lui ti ammira moltissimo, Guillermo. Dice che tu sei uno dei migliori specialisti del paese. Davvero? Che onore. Avanti, non parlare così. Marta, per favore, non farti operare da quell'uomo. Amore mio, non rischiare. Veramente, ormai non posso più tornare indietro. Per nessuno, per niente al mondo lo farei. E poi, Guillermo, c'è una cosa che ti vorrei chiedere. Un grosso favore. A Marta non posso dire la verità, è impossibile. Allora è veramente grande il rischio che si corre, Riccardo. Sì, molto grande. Ad ogni modo devo ancora farle gli altri esami. Devo osservare attentamente l'area lesionata. Sei preoccupato, vero? Sì, non posso negarlo. Allora, Riccardo, sarà meglio non rischiare. Preferisco la possibilità di una speranza lontana quando la medicina avrà compiuto altri passi in questo campo, anziché operarla correndo il rischio che rimanga cieca per tutta la vita. No, no, no. Dopo quello che mi hai detto non posso assumermi questa responsabilità, no, no, no. Ascoltami, Julio. Credimi, anche se è un grosso rischio, intendo correrlo. Per lei e per me. Qual è questo favore che volevi chiedermi? Che cosa c'è di tanto importante per te? Non la prendere male, ma oltre a volerti bene come amico, ti ammiro e ti rispetto come medico. Tu dici che mi ami, non è vero? Non devi dubitarlo in nessun momento. Farei qualsiasi cosa per te, Marta, perché tu fossi felice. Allora, se mi ami, se mi stimi veramente come dici, se davvero ti interessa la mia felicità, per favore, ti prego di collaborare con il dottor Quintana nell'operazione. Lo farai, Guillermo. Dimmi, lo farai. No, non chiedermi di entrare in sala operatoria con lui, Marta. Non posso aiutare Quintana. Ma nemmeno in nome di quello che dici di sentire per me puoi superare il tuo risentimento verso il dottor Quintana. Non è Quintana, è... Ma che cosa stai dicendo? Niente. Non sai quello che mi stai chiedendo. Aiutami, solo questo, aiutami. Io mi fido di lui, però mi sentirei più rassicurata e anche più tranquilla se tu fossi lì. Mi vuole operare tra 15 giorni. Per favore, ascolta, pensaci bene. Non devi rispondermi subito. Promettimi almeno che ci penserai. E va bene. Ci penserò. Da quando ti conosco ho sempre desiderato sapere com'è un tuo bacio. Smettila, per favore. No, 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 no. Perché dovrei nasconderlo? Lo so che non mi ami, che non hai intenzione di sposarmi. Ma dopo? Che cosa succederà dopo, Marta? Contreras se la sta spassando con Giulia e di conseguenza per te questa speranza è inutile. Sì, già lo so, già lo so. Smettila. Ti amo, Marta. Ho bisogno di te. Tu non sai che cosa significhi vivere e vederti giorno dopo giorno, pensando che forse il sogno sarebbe diventato realtà. No, no, te l'ho già detto. Non voglio lasciarti. Non lo farò nonostante tutto, nonostante ciò che hai detto, nonostante Contreras, Quintana e tutto il mondo. Nessuno potrà staccarmi da te. Non voglio lasciarti, Marta. Sono molto stanca. Io vado a riposare. E va bene, me ne vado. Allora, riparleremo di quello che mi hai chiesto. Renditi conto che pretendi troppo da me. Ti amo tanto e non posso essere complice dell'avventura che vuole tentare Quintana. Preferisci forse che continui ad essere cieca? Preferisco vivere con una speranza. La mia speranza. La mia unica speranza ora è il dottor Kemp. Le fa male, signora? Sì, dottore. E qui? Sì, dottore. Qui? No. No. Non essere sciocca, Giulia. Accetta quella borsa di studio. Devi pensare alla tua professione. Può alzarsi, signora. Secondo me devi piantare tutto e dire addio per sempre a Riccardo. Com'è facile dirlo per te.
Mustang. Allora, signora, prenda una compressa ogni 4 ore. Se il dolore persiste, mi chiama, va bene? D'accordo, grazie, dottore. Arrivederla. Buonasera. Sai qual è il problema, Carlos? Che il tuo amico Riccardo sta sbagliando di grosso. Quella cieca non è la donna adatta a lui, non lo farà felice. Segui il mio consiglio, Giulia. Ricordati che Riccardo è molto ostinato. Va a studiare all'estero. No, Carlos, non me ne voglio andare. E poi perché dovrei partire? Voglio restare qui perché sono sicura, perché so che quando Riccardo opererà quella donna, quando lei tornerà a essere la ragazza che era in passato, lo manderà all'inferno, non vorrà nemmeno vederlo, capisci? E a questo punto lui si metterà l'anima in pace una volta per tutte. Giulia, allora devi tacere. Forse se fai finta di niente, otterrai qualche risultato. Non hai altra scelta, no? A volte mi fai rabbia, non ti sopporto, sai? Anche tu mi fai rabbia. Perché sei una donna molto forte e non riesci a superare la tua storia con Riccardo. Perché? Senti, io vado a vedere un paziente. Se viene Elsa, dille di aspettarmi. Io torno subito, va bene? Ciao. Ciao. Giulia, cerca di fare un sorriso. Sei così bella, per favore. Basta con il tormento, la sofferenza, l'angoscia. Sorridi. E Carlos? È appena uscita. Ah. Riccardo. Sì? Credevi che le avrei detto tutto, non è vero? Perché non era questo che volevi fare? Ti garantisco di no. Ti sei sbagliato. Volevo semplicemente... Senti, Giulia, lo sai che sono l'ultima persona che potresti prendere in giro. Tu e io ci conosciamo abbastanza. Non voglio interferire, credimi. Te lo giuro. Non hai motivo di farlo, perché non ha alcun senso. Rovineresti il mio piano e questo non servirebbe mai a farmi tornare con te, al contrario. Credimi, a quel punto ti assicuro che non te lo perdonerei per tutto il resto della vita. Riccardo, secondo me tu sei malato, tesoro. Malato di Marta Galvan. Tu sei ossessionato da quella donna. Dimmi, amore mio, ma che cosa ci vedi in lei? Non starai confondendo la pietà con un altro sentimento? Giulia... Non credi che ne abbiamo parlato fino alla nausea? Ora basta, finiamola, per favore. No, Riccardo, non puoi dire basta. Perché secondo me stai facendo solo una figura ridicola. Lei ti disprezza, amore mio. Tu per lei non significhi niente, non lo capisci? Questo non è un tuo problema. Sì, è un mio problema. E soprattutto voglio che lo sia. Giulia, per favore, basta. Te l'ho chiesto in tutti i modi. Non molestarmi più. Non fai che seguirmi ovunque, sei la mia ombra, smettila. Tu non sei altro che un ingrato. Un uomo che non sa apprezzare una donna. Io ti ho dato la parte migliore di me, ma il mio amore ti dà fastidio, vero? Ma insomma, chi credi di essere, eh? Chi sei tu per umiliarmi così, per trattarmi in questo modo? Nessuno ti sta umiliando. Tu, Riccardo, tu mi stai offendendo. Mi ferisci. Ti diverti a vedermi supplicare, a vedermi piangere. Vuoi che ti dica che non ce la faccio più? Riccardo, amore mio. Riccardo, io ho bisogno di te, ti prego. Giulia, Giulia, per favore, per favore. Cerca di calmarti, non devi più dire queste sciocchezze, va bene? Riccardo, amore mio. Riccardo, io sono la tua donna. L'unica che ti ama veramente, e tu lo sai. Sono l'unica, amore mio, l'unica. Riccardo. Riccardo. Sai una cosa? Questa bambina che deve nascere mi riempie di gioia, perché è una femmina, ne sono sicura. Ah, sono tanto emozionata, come se fosse il primo figlio. Ah, come deve essere bello, Maria Antonietta. Sentire che dentro di te palpita una vita, il frutto di un amore grande, bellissimo. Sta tranquilla, un giorno saprai anche tu che cosa significa essere madre. Sì, certo. Diventerò vecchia a forza di aspettare. Devi prima recuperare la vista. Sono sicura che quando guarirai e vedrai il dottor Ortiz ti innamorerai immediatamente. È un uomo molto affascinante. Ah, su, smettila, che cosa dici? Attenta che se ti sente Luis Edoardo... Oh, avanti, è la verità. E poi mio marito sa che l'adoro, che per me esiste lui soltanto. A proposito, il dottor Quintana, dove me lo lasci? È un uomo virile e molto piacente. Non sarà una Landelon né un Robert Redford, però ha il suo fascino, ha tante donne ai suoi piedi. Ah, sì? Ma non mi avevi detto che Quintana è piuttosto anziano? Anziano no, avanti. È interessante. È un tipo molto... Assomiglia un po' a Riccardo Contreras. Certo, non ha la stessa età. Mm. Non avevi nessun altro a cui paragonarlo, non è vero? Non vorrei dirmi che Riccardo non è un bel ragazzo. Avanti. Certo, in effetti lo è, sì.
E poi è tanto dolce, tanto... tanto... Per favore, Maria, non farmi più parlare di quell'uomo. Hai visto, amore mio? È stato bello, Riccardo, come sempre. Giulia, ascolta, non dobbiamo confondere le cose, io... Tu niente, Riccardo. Ti prego, ritorna con me. Senti, stavolta non ti lascerò andare via, capisci? Amore, non ti lascerò solo nemmeno un momento. Ti farò tanto felice, Riccardo. Ma perché dovrei preoccuparmi, fin dei conti? Marta Galvani è una tua paziente, giusto? Giulia, ascoltami, io... Basta, non dire più niente. Senti, Riccardo, tu devi operarla. Tu devi restituirle la vista, va bene? E poi lei tornerà nel suo mondo e noi due nel nostro, amore mio. Nel nostro mondo, Riccardo, come abbiamo sempre voluto. Non te lo ricordi? Giulia, per favore, perché continui a tormentarti? No, basta. Ti prego, basta perché, Riccardo, basta perché. Ma perché non vuoi accettare la realtà? Non ti capisco. Come puoi essere una donna tanto intelligente, tanto brava nella tua professione e poco equilibrata nella vita? Riccardo, non puoi dirmi questo. Ma è la verità, Giulia. Continuo a parlare, a spiegare, sono sincero con te e tu fingi di non capire che ormai non c'è più niente da fare. Ma perché tu, perché non mi dimentichi una buona volta? Sì, è facile, no? Così lascerò il campo libero a Marta Galvani. Senti, Riccardo, te lo giuro sulla mia vita. So che sono insistente, che sono mezza matta, impulsiva. Ho commesso molti errori, amore mio. Però, credimi, io mi sento felice solamente con te. Per favore. Lo so che tu mi amavi. Mi trattavi come una bambina viziata. Ero la tua migliore amica, la tua compagna, la tua donna. Ero tutto. Riccardo, eri solo mio e non lo capivo. Quando sono successe quelle cose, solo allora mi sono resa conto che senza tutto quello che mi davi non potevo vivere. Giulia, per favore. Riccardo, te lo giuro, non te ne pentirai. Io non posso dimenticarti. Senti, non dici di essere disperatamente innamorato di quella donna? Allora puoi capirmi benissimo. Anch'io ti amo come una disperata, tesoro mio. Ti prego, Riccardo, perché non torni con me? Riccardo! Giulia... Come devo comportarmi con Giulia?